Intanto seguiamo Mirko Vucic, c'è l'aggancio, pescato però in posizione irregolare il montenegrino. Curci, Giulì, Antunes, Esposito, Brighi, Unal e Cassetti per la Roma. Ivan Paolucci, Inzaghi, Rivalta, Radovanovic, Bonaventura e Fissore invece per l'Atalanta. Pronto al rinvio il portiere Coppola. Nel Roma ovviamente assenze importanti, quella del nostro capitano Totti, Juan, Taddei, Ferrari. In Atalanta non ci sono Carrozzieri e Tissone. E poi lo squalificato Guarente, mancano i due interpreti centrali. Intanto vediamo che Doni gioca vicino a Floccari, lui si muove tantissimo sul fronte attacco e la... il compito di copertura è salutato da Muslinovic sulla corsia di sinistra. Colpo di testa qui ad allontanare di Mexese che salta bene e allora prova a partire a Roma con Sisignò. Movimento profondo di Mirko Vucinic che si inserisce tra i due difensori centrali. Un Vucinic che è partito ispirato anche nella cattiveria di aggredire gli spazi. No, molto bene, ogni volta che entra in possesso di palla la Roma, che ha guadagnato campo, è il primo a dettare immediatamente il passaggio in profondità. Molto bene, giocando sulla linea dei difensori. Quadratura per Luciano Spalletti. C'è invece il portiere Coppola che adesso va al rinvio lungo. Aquilani adesso è già tornato nella posizione di sinistra dopo veramente pochi minuti, appena tre. Qui la conclusione dalla distanza di Ferreira Pinto con il pallone che termina alto sopra la porta, difesa dal nostro Alexander Marangondoni, portiere brasiliano che ha rinnovato con la Roma fino al 2012, grande esclusiva di Roma Channel, cui il portiere ha sottolineato di voler rimanere a vita con questa maglia. Ora Panucci si propone largo, Tonetto, per cui Cristian Panucci sempre presente. Panucci, straordinario interprete della gara di Genoa. Qui Mexese, pallone profondo a cercare Mancini, dunque nella posizione di destra, il colpo di testa ad allontanare da parte di Bellini, da quella parte che prova a contenerlo. Ora Sisignò, Pizarro, ancora Pizarro, si gira, vuole un compagno in appoggio, bravo il cileno, scarica ancora il pallone largo, attenzione all'iniziativa di Mancini che può rientrare. Mancini va l'uno contro uno, ha cercato Sisignò. La palla che termina in fallo laterale, buona opportunità per la Roma. Sì, molto altruista qui Mancini, poteva cercare l'azione individuale, la profondità nell'uno contro uno, invece ha preferito appoggiare indietro per l'avanzamento poi del compagno Sisignò. Qui Aquilani, cercato una grande giocata, Alberto Aquilani in questa stagione, 20ª presenza, 3 gol all'attivo per il centrocampista giallorosso, ma un lungo infortunio bloccato. Stagione che poteva essere ancor più da protagonista. Comunque abbiamo visto Alessandro, come sottolineato, già dopo al terzo minuto il cambio di posizione con Perrotta. Allora qui Pizarro, colpo di testa ad allontanare ancora della retroguardia dell'Atalanta, Atalanta molto accorta fino a questo momento. Però vedi, è importante Alessandro questo tipo di movimento, è importante osservare e poi spiegarlo anche, che diventa determinante perché, per chi ci guarda e chi guarda la Roma. A fine azione vedi sempre i due giocatori che si danno un'occhiata per mettersi d'accordo per andare a occupare la posizione, sempre l'ordine tattico, quindi sempre la copertura centrale e la copertura sulla sinistra ci deve essere. Qui Muslimovic ha provato ad andare via, poi verticalizza il pallone che arriva tranquillamente nella zona di Doni. Vi ricordo che il direttore di gara è il signor Banti della sezione di Livorno, i due assistenti Giordano e D'Agostini, il quarto uomo Pinzani. Nel Roma tra i diffidati c'è soltanto Daniele De Rossi. Ora Pizarro mette giù il pallone. Gara ovviamente legata a doppio filo, una sfida tra Inter e Siena. Pizarro con il sinistro per Rotta, la sponda per Alberto Aquilani. Ancora Aquilani, sventaglia dalla parte opposta, perfetto il suggerimento per Mancini che può andare all'uno contro uno. Il cross di Mancini sul secondo palo, c'è la deviazione, Coppola in calcio d'angolo. Bella, bella azione, ma poi visto come i due si sono cercati, anche praticamente la Roma gioca con il doppio trequartista, uno di grande spessore per quanto riguarda la penetrazione, la grande capacità di inserirsi senza palla, la forza d'urto di Perrotta e la grande abilità, agilità, tecnica da parte di Aquilani. Calcio d'angolo per la Roma, lo va a battere Pizarro, attenzione al mucchio all'interno della rigore. Sale anche Mexese, palla sul secondo palo, vanno a saltare in due, viene anticipato proprio il francese che finisce in fallo laterale, anche se c'era stata la segnalazione da parte di Banti. A battere la rimessa Tonetto, sembrava aver fischiato il calcio di punizione Banti, invece non è così, si tratta soltanto di fallo laterale per la Roma. Il pallone largo per Mancini, il colpo di testa ad allontanare da parte di Pellegrino. Ancora
Doni, colpo di tacco. Doni che è diventato il principale marcatore della storia dell'Atalanta, 58 gol, 12 in questa stagione. Ora Pizarro, ancora Pizarro, pallone largo per Mirko Vucinic, può andare Montenegrino, punta uno contro uno, Vucinic rientra, vuole un compagno in appoggio, ancora Mirko Vucinic, porta a spasso il pallone, poi De Rossi riesce ad allargare bene per Mancini, posizione irregolare del brasiliano. Qui c'è qualche perplessità, io credo che al centro della difesa probabilmente Pellegrino tenesse in gioco Mancini. Eh sì, bisogna rivederlo con grande attenzione, comunque sviluppata ancora una volta molto bene, soprattutto con questo tipo di movimento di Aquilani. Ripeto che è molto importante, non dà punti di riferimento insieme a Perrotta e creano sempre questa superiorità numerica al centrocampo. Il rinvio di Coppola nella zona di Cristian Panucci, il colpo di testa e poi mette giù Perrotta, lo scambio con Pizarro, sale Aquilani. Giù il pallone Alberto Aquilani, poi sventaglia ancora una volta dalla parte opposta dove scende Sisigno, prova ad attaccarlo Muslimovic, anche Bellini, il pallone centrale per Vucinic, si stacca bene Talamonti, si allontana Doni. Ora Ferreira Pinto va a ricevere il pallone, forse la migliore espressione dell'Atalanta di questo campionato, probabilmente insieme a Tissone. Ferreira Pinto, giocatore che era stato voluto inizialmente da Colantuono in maglia bergamasca. E ovviamente c'è l'ex di turno Gigi Del Neri sulla panchina dei bergamaschi, buon lavoro per lui in questa stagione. De Rossi, appoggio per Alberto Aquilani, poi riesce ad allargare, il cross di Perrotta, pallone che viene nuovamente allontanato per l'intervento di Pellegrino. Insiste la Roma che tiene lì però nella sua metà campo l'Atalanta. Pizarro mette giù il pallone e allora Panucci si va a vedere larghissimo Tonetto quasi sulla linea del fallo laterale. L'occhiata in avanti di Cristian Panucci, poi il sinistro a cercare l'inserimento di Alberto Aquilani, la sponda su Mancini, grande numero di Mancini su De Ascentis. E allora Pizarro, posizione centrale, morbido il suggerimento a cercare largo Perrotta che adesso addirittura ha finito a sinistra. Eh sì, c'è sempre un continuo movimento ed è importante la lettura da parte di questi giocatori, Mancini, Perrotta, Aquilani e Vucinic. Floccari, scambio con Doni, ancora Floccari, attenzione al taglio di Ferreira Pinto, Floccari porta a spasso il pallone, Floccari si avvicina alla rigore, poi cerca la conclusione, raso terra, non ci sono problemi per Doni. Sergio Floccari, un attaccante forse di cui si parla poco, 32 presenze, 7 gol in questa stagione con ampi margini di miglioramento. Vucinic è già dalla parte opposta alla Roma però. Mette giù il pallone, una doppia marcatura su di lui, il numero di Vucinic che va via a Belleri, poi tentativo di inserimento di Alberto Aquilani, è un Vucinic che sta già cominciando a provare a cercare numeri. Ma quanto è importante quando esce fuori dalla zona rossa, che praticamente sarebbe la zona centrale, si stacca dalla marcatura, si allarga, lascia gli spazi centralmente, dove abbiamo visto che la grande capacità di Perrotta a inserirsi, ma anche la grande abilità di Aquilani di seguire sempre le azioni offensive. Ora Vucinic è largo per Tonetto, ancora Mirko Vucinic ad alimentare l'azione, sempre Tonetto, può andare l'uno contro uno con Ferreira Pinto, duello ad alta velocità con il pallone che termina nel fallo laterale, insiste la Roma. Vucinic attaccato da Doni, se ne libera molto bene, ancora Vucinic, grande palla per Mancini, il controllo brasiliano fuori per Tonetto, cross per il rimorchio di Aquilani, un'azione stratosferica della Roma. Ma è pazzesca come si sono trovati alla grande, movimenti senza palla, giocata di prima, grande velocità, grande intesa. Pizarro riesce ad allargare bene per Sisigno che mette giù, subito attaccato da quella parte da Bellini. Palla che filtra per Alberto Aquilani, cerca la sponda per Perrotta, palla che termina in calcio d'angolo. I sincronismi della Roma funzionano a meraviglia. E soprattutto questa intesa, dobbiamo dirlo Alessandro, tra Perrotta e Aquilani, una grande intuizione ancora una volta da parte di Spalletti con questo doppio trequartista. Tanti giocatori di qualità, Luciano Spalletti li sta cercando di coinvolgere tutti in un mix esplosivo. Ora prova a ripartire l'Atalanta con il pallone profondo, attenzione al contropiede bergamasco, con iniziativa di Doni arriva anche Ferreira Pinto, difende il pallone Doni, fallo commesso da Mexes che protesta con il direttore di gara, arriva il calcio di punizione per l'Atalanta. Si è fatta un po' sorprendere su questa ripartenza, ha chiuso immediatamente Tonetto che si è fatto portare fuori dalla propria zona, lì era preferibile insomma rimanere in copertura, Mexes un po' fuori posizione però è stato abile a recuperare e anche a prendere, a fare fallo, così ha permesso alla propria squadra di rientrare. È la Roma che ha grande voglia di giocare, però questa è la sensazione nei primi 10 minuti. Pronto De Ascentis con il destro, pallone sul secondo palo, lunghissimo, ci sono problemi per la retroguardia giallorossa.
lascia scorrere sul fondo, è pronto al rinvio d'ora, inquadratura per Philippe Mexès, oggi la sua partita numero 30 in questo campionato. Pronto al rinvio Doni, con calma, il pallone largo per Sisigno. Quella cornice di pubblico in curva sud sta incitando la squadra dal primo minuto, anzi meglio, già dal riscaldamento. Il pallone per Mancini, che intanto è tornato nuovamente a destra. Poi Muslimovic cerca l'appoggio, perde palla. Muslimovic è dunque partito largo a sinistra. Qui Sisigno! Cosa ha fatto Sisigno? Il piede di questo giocatore, Ballo. Ma no, qua sta a testimoniare Alessandro che non è la sua vista, il suo guardare, il suo vedere, non è limitato a pochi metri. Questo ha visto un portiere fuori a 50 metri, quindi vuol dire la grande capacità, la palla è lì, guarda oltre. Fuori non di molto, Sisigno che è salito vertiginosamente nel girone di ritorno. Due gol per lui in questo campionato. Attenzione al pallone che rimane lì. Palla per l'iniziativa di Perrotta, ha cercato di concludere, poi la deviazione nella zona di Ferreira Pinto. Diciamo di Sisigno, Baldo, che indubbiamente è cresciuto anche nell'interpretazione della fase difensiva. Beh, lui ha detto una cosa, grande cosa, tempo fa, ha detto: io ho studiato prima, dovevo studiare, è stato molto attento, un bravo alunno, ha preso sempre ottimi voti, è stato promosso poi dal maestro Spalletti. Assolutamente, un Sisigno che per la prossima stagione può essere veramente uno dei protagonisti. Ora Mancini, scambio proprio con Sisigno che continua a scendere con un'occhiata al centro da parte del brasiliano. Qui cerca l'assist profondo, tiene il calcio d'angolo, Roma ancora in avanti. Attenzione al mucchio all'interno dell'area di rigore. Secondo me il calcio d'angolo per la Roma. Ovviamente occhi puntati sul tabellone dello Stadio Olimpico, il cross qui con De Rossi che prova a tagliare, palla che finisce sul fondo, ma c'è ancora calcio d'angolo, colpo di destra di De Ascentis. Adesso va a battere il corner Mancini. Cross da parte di Mancini, Mexès prova a girare, colpo di testa da parte di Alberto Aquilani. Palla che finisce sul fondo, intanto c'è già il vantaggio dell'Inter, insomma possiamo dire ce lo aspettavamo, non c'è neanche tanta delusione da questo punto di vista. No, io non mi sento di commentare, di dire qualcosa, io mi sto godendo una Roma bella che è già proiettata al futuro, che questa è la cosa è più interessante, però la partita è ancora lunga, Alessandro. Eh sì, Coppola. Poi il tentativo di colpo di destra da parte di Floccari e allora De Rossi gira bene per Sisigno. Continua a scendere Sisigno, il cross, palla che rimane là, Mirko Vucinic! Fuori, incredibilmente fuori il colpo di testa di Mirko Vucinic, che oggi tra l'altro cerca il suo gol numero 40 in Serie A. È incredibile questo errore, perché è stato un errore, non c'era pressione assolutamente, qui un intervento sballato da parte del difensore dell'Atalanta, si ritrova sulla testa qui Mirko, la vola mette sull'angolino, il portiere mai spiazzato, peccato. Ricordo, se lui deve migliorare in qualcosa, beh, l'ha detto di testa, perché nel colpo di testa forse il suo tallone d'Achille. Qui seguiamo il pallone indietro, ancora iniziativa da parte di Doni, poi Ferreira Pinto, ancora Doni, poi centrale l'appoggio per l'argentino Pellegrino, Muslimovic, qui Floccari prova a girarsi, attenzione al rimpallo, poi ci prova anche Muslimovic, l'inserimento da parte di Floccari, palla che rimane lì, uscita a terra di Doni e risolve ogni problema al 15° minuto. Sì, molto attenta la retroguardia giallorossa, comunque si era inserito con grande prepotenza Floccari, che è un giocatore che ci crede sempre, dotato di grande tecnica e anche di ottimo piede. Che giù Vucinic, poggio indietro per Simone Perrotta, ancora largo per Mirko Vucinic, poi indietro De Rossi, c'è ancora De Rossi, si gira bene perché trova Aquilani, ancora Alberto Aquilani con il destro, buono per Max Tonetto, mette giù, poi l'appoggio centrale per Mancini, a cercare ancora Tonetto, Ferreira Pinto si inserisce nella trama giallorossa e poi Sisigno addirittura al volo. Sisigno che sicuramente dimostra di avere ormai grande sicurezza anche in questo palcoscenico,
Eccolo qui il brasiliano. Beh, giustamente ha fatto bene per me a provare a calciare di prima intenzione, anche perché un controllo lì con la propria squadra sbilanciata era molto rischioso perderla, perché l'Atalanta è molto abile nel ripartire a grande velocità. Qui c'è il calcio di punizione per l'Atalanta, quando abbiamo superato il quarto d'ora di gioco, in questo momento siamo al sedicesimo sul risultato di 0-0. Roma-Atalanta, il confronto numero 47 allo Stadio Olimpico, con la Roma che cerca la sua affermazione numero 29 contro i nerazzurri. Ora il cross da parte di Doni, pallone nel rigore per Floccari che poi viene allontanato, allora Sisigno, l'appoggio buono centrale per Pizarro, poi Alberto Aguiliani, ancora Pizarro. Prova a salire a Roma, si va a vedere profondo Vucinic, cerca sempre di dettare il passaggio in profondità e proprio lui va a ricevere. Ancora Vucinic, andrà l'uno contro uno, vuole il supporto di un compagno a centrocampo, trova ancora Pizarro, poi Sisigno, posizione larghissima per Mancini che va a ricevere il pallone, a Roma ha cambiato fronte, ancora Sisigno, morbido il suggerimento per Alberto Aguiliani che probabilmente aveva anche commesso fallo. Adesso con calma Coppola, ritmo che si è un po' abbassato in questo momento, Baldo. Sì, un po' abbassato, però si può sempre estrapolare qualcosa di interessante, come quella sempre dei movimenti e da questa posizione di Aguiliani con Perrotta, perché prima assistevamo solo alle grandi penetrazioni da parte di Perrotta, ci aspettavamo sempre inserimenti suoi senza palle, invece adesso oltre alle sue abbiamo anche gli inserimenti di Aguiliani, quindi diventa la Roma ancora più insidiosa centralmente. De Ascentis va a battere il calcio di punizione, poi è pronto a proporre il cross Belleri, poi largo per Ferreira Pinto, subito attaccato da Donetto, ancora Belleri con il destro, cercato la soluzione profonda, recupera ancora il pallone Belleri, cross all'interno dell'area di rigore, Sisigno, un po' morbido questo appoggio, Doni rimedia. Sì, fa parte della scuola brasiliana comunque, questo tipo di controllo. Lì è importante anche il tipo di comunicazione, insomma, perché lui aveva il giocatore alle spalle, quindi parlare e segnalargli che era in zona di pericolo diventa importante. Ora qui l'iniziativa di Pizarro che riesce a girare bene, forse troppo lungo il suo suggerimento, anzi per Mancini, poi laterale per l'Atalanta, c'è giù Pellegrino. De Ascentis in fase di raccordo va a raccogliere il pallone, è piuttosto basso anche Cristiano Doni in appoggio, prova lui ad impostare, momento profondo di Muslimovic che in Coppa Italia lo scorso anno segnò addirittura due gol contro la Roma quando militava con la maglia del Parma. Ora allontana qui Talamonti, mette giù Mexese, scambio con Sisigno, poi centrale De Rossi. Roma sta cercando di far girare il pallone, qui sbaglia anche Sisigno, Ferreira Pinto recupera, attenzione Atalanta che sta salendo, il pallone nella zona di Floccari, cerca il controllo e qui Mexese che mette in calcio d'angolo. Sì, si era inserito molto bene Floccari centralmente tra i due difensori, tra Mexese e Panucci, poi all'ultimo è stato bravo Mexese ad intervenire. E qui seguiamo il calcio d'angolo per l'Atalanta. Anche se non c'era, rivediamo. Eh sì, qui rivediamo ancora l'intervento del francese su Floccari. Allora si riparte con Mancini. Attenzione al taglio di Mirko Vucinic, poi il tentativo di inserimento di Perrotta. Tutto da rifare ad avviso del direttore di gara. Largo va a ricevere il pallone Tonetto, poi l'appoggio centrale di De Rossi per Perrotta, profondo per Mirko Vucinic all'interno del rigore, attenzione a Vucinic, pallone indietro per Aguiliani, l'inserimento di Alberto Aguiliani fermato, ingresso all'interno dell'area di rigore. Molto, molto bene con il tempo, ma anche Vucinic si sta muovendo tantissimo con i tempi giusti e permette sempre con questi suoi movimenti ad aprirsi, ad allargarsi ad Aguiliani e a Perrotta a buttarsi centralmente. Ora De Rossi, la conclusione dalla grande distanza con il pallone che termina abbondantemente fuori, ci ha provato qui Daniele quando siamo al 21esimo minuto del primo tempo. È un po' che non vediamo De Rossi fare un gol da fuori area. Eh sì, De Rossi che in questa stagione ha realizzato comunque i suoi 4 gol, c'è da sottolineare che però negli ultimi anni la posizione di Daniele, sì, De Rossi è piuttosto arretrata rispetto all'inizio.
sembra tra l'altro Baldo stiamo parlando di un veterano, cioè, classe 83, però fa più schermo davanti alla difesa, ha altri compiti, l'abbiamo spesso ribattezzato il nostro quinto difensore, in realtà è così. De Rossi ha anche grande propensione offensiva, ricordando che all'inizio della sua carriera è partito da centravanti addirittura. Qui arriva il fischio da parte del direttore di gara, calcio di punizione per la Roma con Pizarro, siamo al 22esimo. Con impostare lui, Aquilani, appoggio largo per Sisigno, riceve il pallone, poi Aquilani, ancora largo per Mancini, riceve il pallone. Poi Alberto Aquilani ha un varco, vediamo se riesce ad infilarsi Alberto, l'appoggio per Sisigno, il tentativo di cross, reclama un fallo di mano che alla fine viene visto dall'assistente di Banti, calcio di punizione per la Roma. Sì, molto bene, grande Aquilani, sempre con il punto di riferimento, si fa trovare sempre con la postura del corpo messa bene, in appoggio al compagno che è in possesso di palla, smista di prima, quindi dà sempre continuità e velocità alla manovra. E io continuo a ripetere che questo tipo di soluzione che sta trovando e ha trovato Spalletti è veramente geniale. Qui seguiamo il calcio di punizione per la Roma, lo va a battere Pizarro, ci sono 5 giocatori giallorossi, anzi 6 in questo momento all'interno della rigore, soltanto 3 fuori, tutto pronto quando siamo esattamente al 23esimo. Pizarro sul pallone, attenzione a Mexese che gode di una buona libertà all'interno dell'area di rigore, vediamo un po' Pizarro, attenzione ai tagli sul primo palo, pallone morbido, rete! 1-0 il vantaggio della Roma con lo stacco vincente da parte di Cristian Panucci, ancora lui. È il bomber. È inutile ormai, è assolutamente inutile. Quinto gol, tra l'altro il record personale per Cristian Panucci. Mamma mia come sa leggere le situazioni. 5 gol per sì, Panucci. Ma come è stata preparata Alessandro, adesso la rivediamo, i movimenti senza palla per liberare la zona centrale, qui rivediamo giocatori che portano via gli uomini dal primo palo e grande inserimento da parte di Panucci che riesce a trovare sempre il tempo giusto nei confronti dell'avversario, qui anche era anche ostacolato. Grande Cristian Panucci, ancora un gol per lui. Lui che 5 gol li aveva segnati con la maglia del Milan, ancora una volta eguagliato il record. È un Panucci assolutamente straordinario, assegna a Genoa in una partita importantissima in chiave secondo posto, in chiave Champions League, oggi è tornato a realizzare un gol. Quanto diventa fondamentale avere un giocatore del genere di grande capacità, ma quanto diventa fondamentale sbloccare le partite su palle da fermo, Alessandro, la preparazione. Qui adesso il pallone profondo per Mirko Vučić, è il gol numero 70 per la Roma in questo campionato. Ora qui Vučić non riesce ad andare via, anticipo di Panucci, ancora Panucci, gli applausi dell'Olimpico per Cristian Panucci, un professionista esemplare. No, è bravissimo, poi in questo, non dico un nuovo ruolo, però da centrale mi piace tantissimo. Sa fare tutto Cristian, calcio di punizione per noi, 1-0, gol dunque di Panucci, ha sbloccato questa partita. Roma che potrebbe arrivare alla vittoria numero 24 in campionato. Qui intanto c'è l'ammonizione per Talamonti, ex biancoceleste. Ammonito l'argentino dunque Talamonti, calcio di punizione, sul pallone c'è Mirko Vučić che addirittura sembra intenzionato alla conclusione dalla distanza. Vediamo un po'. Tutto pronto per il calcio di punizione, parte Vučinić, una grande conclusione, come ha colpito questo pallone Baldo, con le tre dita probabilmente. Sì, dritto per dritto, poca rincorsa, questa gamba che non dà lo slancio totale ma la richiama immediatamente e quindi riesce a dare questa traiettoria particolare al pallone. Vediamo il calcio d'angolo, Roma che continua a mettere sotto pressione Atalanta, pallone subito per Sisigno, indietro poi arriva De Rossi, la conclusione alta, provando Daniele. La sto chiamando. E speriamo che arrivi anche il gol per Daniele De Rossi, qui pronto al rinvio adesso Coppola. No, anche perché sai cos'è, mi piace vedere la gioia di De Rossi quando fa gol. Eh sì. È particolare. La grinta di Daniele. La grande voglia che ha sempre dimostrato sin dal settore giovanile. Ora il rinvio di Coppola,
colpo di testa di Doni ad allungare, prova a saltare poi anche Flocchiari, palla che viene riconquistata nuovamente da Roma con Sisigno che si sta disimpegnando alla grande per Panucci. Ubaldo, si tratta del gol numero 30 in Serie A, insomma numeri da centrocampista. Neanche da neanche un bravo trequartista tutti questi gol. Pallone largo. Ora qui Sisigno recupera molto bene. De Rossi, Pizarro. A girare il pallone a Roma. Ancora Pizarro, indietro per De Rossi, gira molto bene a cercare Mirko Vucinic, grande apertura di Daniele. Mette giù Vucinic, può puntare Ferreira Pinto, uno contro uno, si accentra Montenegrino, accelera. Ancora Vucinic. Tiene lì il pallone, poi ha cercato l'appoggio indietro per Pizarro che prova a recuperare. Ora arriva anche Tonetto, cerca di contrastare Ferreira Pinto, Roma che recupera il pallone in maniera fallosa, d'avviso di Banti, calcio di punizione 1-0 per noi con il gol di Panucci al 23esimo. Comunque la preparazione è studiata, elaborata dal grande genio di Spalletti, perché con questa soluzione dei due trequartisti il movimento ad allargarsi di Vucinic praticamente costringe la squadra avversaria a stringere le marcature per via centrale e liberare così la Roma in fase di palleggio, perché è aumentata la fase di palleggio con Aquilani, liberare immediatamente sulle corsie esterne. Infatti vediamo sia Sisigno ma soprattutto da questa parte con il movimento di Perrotta e Aquilani, Tonetto avere grande spazio e anche lo stesso Vucinic. Eh sì, ci sono veramente pochi punti di riferimento con questo tipo di soluzione. Intanto qui Doni largo per Ferreira Pinto, cerca di proporre un cross, si ferma ancora Ferreira Pinto, largo per avanzata di Belleri, il cross, l'uscita di Doni che preferisce allontanare senza rischiare la presa, poi attenzione a Flocchiari, tentativo di conclusione, viene fermato da Manzini, poi Aquilani. Ancora De Ascentis, largo il suggerimento per Bellini, proiezione offensiva, perde palla l'Atalanta, prova a ripartire a Roma con Alberto Aquilani. Viene contro Vucinic, preferisce l'appoggio in orizzontale per Perrotta, poi Pizarro, Tonetto, riceve largo il pallone, attaccato da Ferreira Pinto. Taglio di Manzini, rallenta la manovra da Roma. Ora Panucci. Ancora iniziativa profonda, Vucinic. Non lo so. Viene segnalata ancora la posizione irregolare. Anche questa si vede la grande intesa, come c'è quel tipo di palla che da esterna viene centralmente, sì, di poco. Una grande interpretazione questa. Perché... No, bene. Infatti Vucinic immediatamente parte perché sa che il proprio compagno gioca di prima. Sì, il problema per Perrotta che adesso si avvicina alla panchina, accompagnato dal dottor Mario Brozzi. È uscito Simone Perrotta. Ora Ferreira Pinto, largo per Belleri. Stanno scaldando in tre in questo momento. Problemi per Simone Perrotta che ha abbandonato per il momento il terreno di gioco. Vediamo di cosa si tratta. Ora qui Ferreira Pinto, Tonetto, poi Aquilani. Roma non butta il pallone, trova Vucinic in avanti. Sponda per Manzini che prova a puntare. Attenzione a Brasiliano, viene fermato. Cambio passo. Arriva il giallo. Giallo per l'altro centrale dell'Atalanta, cioè Pellegrino. Giocata a grande velocità Alessandro, un cambio passo strepitoso da parte di Manzini. Calcio di punizione per la Roma, bravissimo Vucinic, tra l'altro la Roma è uscita da una situazione non facile all'interno dell'area di rigore e ha riproposto immediatamente l'azione. Sì, molto bene con due grandi giocatori, Manzini e Vucinic, che sono due giocatori che si cercano poi tantissimo, proprio con palla a terra, scambi rapidi. Ma speriamo per Perrotta, Alessandro, che... Sì, spero non si tratti di una di grave, soprattutto sì. in ottica sì. Finale, insomma. Manzini prova ad andare via. Roma che dovrà ancora affrontare una partita con il Catania. Una trasferta, sarà una partita, almeno per come sono in questo momento le cose, fondamentale per i siciliani. Perrotta verrà sostituito, questo mi sembra piuttosto evidente, addirittura siede in panchina. Qui c'è un boato clamoroso e la Roma non ha segnato comunque. Suppongo che evidentemente è successo qualcosa a San Siro. Sorride Rosella Sensi, attenzione, questo è oltre il gol di Panucci. È incredibile. Il pareggio incredibile. Del Siena. Gol di Maccarone. L'aveva promesso Maccarone. L'ha fatto, insomma.
Avevamo detto che la partita... Dai, emozioniamoci un po', vediamo che succede. Certo che la scaramanzia qui è ai massimi livelli, non mi sento di dire nulla. Bob. No, io ripeto, continuo a stare tranquillo in un certo senso e a vedere le nuove proposte, le nuove soluzioni, le nuove interpretazioni, la Roma che gioca e che diverte. Che stadio, Baldo. Peccato che in questo momento la situazione è diversa, lo scudetto debba vincere una squadra che non lo merita, insomma lo diciamo al di là della forza dell'Inter. Comunque, Pizarro, pallone largo per Mirko Vucinic. Ad andare via all'interno della rigore il montenegrino pensa cosa può succedere. Intanto entra Cassetti, esce Simone Perrotta. Io spero che non si tratti di una di grave per Perrotta. Eh sì, lui ultimamente aveva quel problemino alla coscia. Adesso speriamo che non sia nulla di grave, perché contrasti particolari non abbiamo visto, insomma. Comunque Baldo, in questa stagione le emozioni sono anche queste, lottare fino alla fine era quello che voleva la Roma, anche se ripeto, per me questo scudetto lo dovevano vincere i giallorossi per tanti e tanti motivi di cui abbiamo parlato. Questo è vero, sarebbe da ritornarci sopra, Alessandro, ma... Sì, sembra superfluo, sì. Insomma, lo abbiamo detto molte volte in telecronaca, nelle nostre discussioni in settimana, nel pre e nel post partita, insomma purtroppo quello scontro diretto fa tanta differenza. E poi Inter Parma, noi prendiamo solo queste due. Ma sai, la Roma quando è cascata dentro qualche buca, no? Che capita, c'è cascata, può capitare in corso campionato. L'Inter quando c'è cascata è stata pronta e reattiva, è stata tirata immediatamente su. Quindi con quegli elastici, capito che. Sì, è stata immediatamente risollevata. E questo è il discorso, non c'è rimasta dentro la buca, quindi. No, ma infatti questo chiaramente è un mio giudizio personale, secondo me l'Inter non merita di vincere questo scudetto per quello che ha espresso. Comunque, cerchiamo il cross. Non c'entra niente l'essere tifoso, Baldo, noi lo sai, cerchiamo sempre di comunque provare a ragionare sulle cose. Abbiamo citato tra l'altro soltanto due partite senza mettere dentro Siena, Catania, diventerebbe una lista infinita, poi si sconfina veramente nella tifoseria più accesa in certi giudizi. A noi ci piace però questa Roma pulita, Roma bella, Roma che non si trucca, acqua e sapone. Seconda è bella. Calcio d'angolo per l'Atalanta, anche un po' complicato chiaramente rimanere solo su questa partita, il pallone all'interno dell'area di rigore che rimane lì e palla che viene allontanata, mamma mia che rischio abbiamo corso. Eh sì, ci siamo distratti un po' anche noi. Colpo di testa di Talamonti. Eh sì, comunque il traversone da parte di Aceta è stato molto insidioso, ha calciato molto bene, un po' fortunato in questa circostanza, però anche reattiva immediatamente dopo la traversa con Cassetti. Seguiamo adesso il calcio d'angolo. Mucchio all'interno dell'area di rigore, vanno in tre, adesso si soffre un po', attenzione alla conclusione alta. Conclusione alta da parte di Doni, la Roma soffre. Questa circostanza soprattutto non attraverso lo sviluppo della manovra da parte dell'Atalanta, ma su queste situazioni da palla da fermo. Ora prova a ripartire Marco Cassetti. Quindi vediamo adesso Cassetti sulla sinistra, praticamente basso con Tonetto più alto. Gestito bene. E quindi la Roma adesso sicuramente perderà sotto quell'aspetto di movimenti, superiorità numerica del doppio trequartista, perché Tonetto è un giocatore più di fascia e solo esclusivamente di fascia. C'è la reazione dell'Atalanta con la conclusione larga da parte ancora di Floccari, e comunque la squadra di Gigi Del Neri ha reagito, ci sta provando. Forse il gol di San Siro ha svegliato anche l'Atalanta, sì. Siamo al 35esimo minuto. Dura per Muslimovic. Poi traversa dell'Atalanta. Cercato di rendere la vita difficile alla Roma. Qui Panucci indietro. Doni qui ha letto bene la situazione. Ha capito che probabilmente questo colpo di destra è un po' corto. Ha visto l'attacco di Muslimovic allontanato. Sì, dopo l'uscita di Perrotta sembra che qualche difficoltà nel riorganizzarsi la Roma. Adesso faccia a faccia tra Muslimovic e Mexes, attenzione a Ferreira Pinto, ancora Ferreira Pinto, gli viene tolto il pallone, prova a ripartire la Roma con Pizarro, Aquilani,
riesce a trovare molto bene Mancini, attenzione al contropiede della Roma, largo Sisigno, riceve il pallone, si ferma Sisigno, poi Aquilani per effettuare il cross, si ferma anche lui, prova a cambiare, trova largo Cassetti, lo riceve Tonetto, potrà operare il cross, si ripropone dunque il duo Cassetti Tonetto, Coppola, l'uscita, palla che rimane lì, non c'è nessuna rimorchio. Grande palla da parte di Tonetto, che ha trovato il tempo giusto per mettere questa palla insidiosissima, e abbiamo visto Coppola in difficoltà. Ora il pallone largo, ancora Atalanta con l'iniziativa di Flocchi, Panucci lo va ad aggredire molto bene, qui può ripartire Roma con l'iniziativa di Tonetto che aveva stretto bene verso il centro, Tonetto, Aquilani, attenzione ad Alberto Aquilani, la conclusione, palla che finisce fuori, ci ha provato qui Alberto Aquilani, un po' strozzato il tiro e non è riuscito a prendere velocità. Qualche risultato a sorpresa qui, perché il Napoli è in vantaggio sul Milan, in teoria favorirebbe la Fiorentina, che però a sua volta perde 1-0 con il Parma. Parma chiaramente invischiato nella zona salvezza. Adesso comunque quel lavoro che abbiamo visto tra Perrotta e Aquilani dovrebbe farlo di più Mancini, giocatore che ha capacità anche di accentrarsi e andare a giocare tra le due linee rispetto a Tonetto, che è un uomo invece che ricerca giustamente molto più la profondità e la capacità poi che ha da mettere questi palloni in maniera eccellente al centro dell'area. Ora Panucci, il sinistro, a cercare Tonetto, la sponda per Alberto Aquilani. Poi prova ad uscire l'Atalanta con l'iniziativa di Talamonti, Doni, dopo lo scambio con Muslimovic, attenzione a Ferreira Pinto, ancora Ferreira Pinto. Ho avuto la sensazione che dopo il pareggio del Siena, Baldo, a Roma forse sia, non dico un po' distratta, però è chiaro che queste situazioni intorno possono distogliere un po' l'attenzione. Sì, ma io credo che anche la difficoltà nel riprendere certi meccanismi e soprattutto in questo momento l'uscita di Perrotta, perché in quel momento Perrotta e Aquilani con quel tipo di gioco stavano veramente con il possesso palla, l'Atalanta era in grande difficoltà perché non riusciva mai a prendere, avere il tempo giusto per contrastare le giallorosse. Pronto Di Ascentis, qui grande mucchio all'interno dell'area di rigore, palla sul secondo palo, Muslimovic prova ad arrivare, nella parte opposta si propone anche Pellegrino, contro cross dell'Atalanta, tutti in area di rigore, palla alta, ancora un pericolo, rivediamo, colpo di destra di Flocchiari, pallone alto. Eh sì, poi ha buoni saltatori, un po' di difficoltà la Roma la sta dimostrando appunto con queste palle al centro dell'area dove non riesce a trovare il tempo giusto per contrastare le avanzate dei giocatori di Del Neri. Siamo al 39esimo, adesso è pronto al rinvio Doni, con calma riesce ad appoggiare lateralmente nella zona di Cassetti, lo abbiamo praticamente appena detto, nel momento in cui il Milan è andato sotto a Napoli, è arrivato il pareggio immediato della Fiorentina. Pizarro, largo ancora per l'iniziativa di Cassetti, poi Aquilani, Pizarro a girare il pallone da Roma, De Rossi, poi Mancini, lo accompagna Sisigno, ora Sisigno indietro per l'iniziativa di Daniele De Rossi. Ora Panucci, largo per Tonetto, 1-0 per la Roma, lo ricordo il gol al 23esimo di Cristian Panucci, però all'interno della rigore, controllo di Vucinic, aspetta accompagna rimorchio, c'è però il fischio da parte del direttore di gara nella segnalazione dell'assistente. Ma è grande palla, grande movimento soprattutto di Mancini, che ha tagliato l'intera area dell'Atalanta, infatti il fuorigioco era Vucinic e non Mancini. Ora qui prova a partire ancora l'Atalanta, sia di sinistra il cross, Panucci ci arriva, preferisce il calcio d'angolo, Doni gli aveva chiamato il pallone, preferito però intervenire Panucci. Sempre insidiosa si rende l'Atalanta con questi traversoni centralmente. Eccolo qui, Cristian Panucci, l'autore del gol, dura anche per Mexese. Attenzione a questo calcio d'angolo, mucchio all'interno della rigore, sono tanti i giocatori dell'Atalanta che vanno a saltare. Lo sbasso sul primo palo, che rimane lì, poi alla fine viene allontanata Marco Cassetti. Insiste ancora l'Atalanta.
prova questa volta sulla corsia di sinistra la formazione di Gigi Del Neri. Stanno muovendo molto i tre lì davanti, anche Muslimovic. Alla fine arriva il fallo su di lui, calcio di punizione. Sì, un po' troppa pressione da parte di Mexes, lontano dall'area, Muslimovic non poteva fare altro che solo che difendere il pallone, quindi lì anche un maggiore tranquillità e aspettare anche l'arrivo del compagno, raddoppiare. Seguiamo questo calcio di punizione. Sono diversi giocatori, anche i centrali dell'Atalanta sono pericolosissimi nel gioco aereo. Sono ben 5 giocatori all'interno della rigore in questo momento, vediamo un po' quale sarà la soluzione. Doni sta dando a disposizione i suoi, attenzione al mucchio dentro, 42esimo, l'Atalanta comunque continua ad attaccare con insistenza, allontana Doni per la conclusione di De Ascentis, pallone alto. Ancora una volta un pallone molto insidioso, difficile per i difensori ma soprattutto il portiere, però Doni ha avuto il coraggio, la grande capacità di leggere molto bene la situazione e uscire, come rivediamo, ma questo è l'intervento di prima con il rinvio di Cassetti. Vediamo ancora Cassetti che allontana il pallone, tanto aveva reclamato per un fallo di mano. Ora largo proprio Cassetti va a ricevere, ancora lui, l'appoggio per Pizarro. Ora Mexes, ancora Mexes, cerca una soluzione laterale, Vucinic preferisce la sponda centrale per Alberto Aguilani, non era male questa manovra, attenzione perché Vucinic è rimasto in posizione di fuorigioco, il pallone è largo per Mancini, suggerimento troppo profondo. Eh sì, adesso praticamente la Roma è ritornata alla disposizione tattica, la classica, la 4-2-3-3-1 con Aguilani che rimane sempre trequartista, appunto perché manca l'altro giocatore che è uscito, che è Perrotta, che aveva questa capacità di scambiarsi di posizione e creare la superiorità numerica con doppio trequartista. Ora qui Vanucci va via, Vanucci scivolata su De Ascentis, poi arriva il fischio da parte del direttore di gara, 43esimo. Panucci dice di aver colpito il pallone, no, Panucci dice non hai visto. In effetti Panucci colpisce con il collo, sì, è entrato, non con la pianta, con il piede a martello. Dice cosa devo fare, mi devo levare. Calcio di punizione per l'Atalanta, letto dal labiale di Cristian, qui seguiamo Doni, attenzione a Cristiano Doni. Sistema con cura la barriera, l'altro Doni, tutto pronto per questo calcio di punizione, è pronto Doni, con lui con il destro, soluzione potente ma sulla barriera, attenzione qui a De Ascentis che prova ad alimentare l'azione offensiva dell'Atalanta, cross sul secondo palo, quella che rimane lì, allontana in qualche modo Pizarro, poi lo fa Cassetti, c'era però un fallo all'interno dell'area di rigore. Eh sì, sempre su questi traversoni che l'Atalanta si rende insidiosa, però la Roma molto molto attenta, anche perché sotto l'aspetto della fisicità l'Atalanta è preparata, sta bene, quindi cerca di sfruttare al massimo quelle che sono queste soluzioni. Mancano 50 secondi al termine di questo primo tempo, più recupero che adesso cercheremo di vedere. Qui intanto Pizarro, largo per Marco Cassetti. Ancora Tonetto. Poi Pizarro per Panucci. Si vive chiaramente in un clima quasi surreale. Ora De Rossi. Poi Aquilani. Cerca di trovare profondo Sisigno. Però ad uscire adesso l'Atalanta, attenzione alla posizione profonda di Muslimovic, De Ascentis però preferisce allargare e trova Ferreira Pinto. Un minuto di recupero, si giocherà dunque ancora per 60 secondi in questo primo tempo qui allo Stadio Olimpico. Ora prova a partire ancora l'Atalanta, c'è il nuovo vantaggio dell'Inter, il pallone profondo, attenzione all'iniziativa di Floccari che mette giù, calcio di punizione per la Roma,
Entrate comunque dure e decise, non è che si tira indietro il piedino in questa partita. Ora Pizarro, pallone largo per Tonetto, va a ricevere il pallone, poi ancora Cassetti, De Rossi, ora Vucinic largo per Mancini, insiste ancora a Roma, tempo che sta per scadere e arriva il fischio del direttore di gara. Allora 1-0 per la Roma, 2-1 per l'Inter a San Siro. Insomma, Baldo, direi una Roma che è andata in vantaggio, sta controllando la situazione, Atalanta che soprattutto nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo non è riuscita a creare qualche pericolo, ma una Roma che forse è stata anche un po' distratta da quello che stava succedendo. Sì, un po' di tutto, diciamo, in questo senso, anche l'uscita di Perrotta per me ha condizionato un pochino la formazione giallorossa, che non ha trovato più dei punti di riferimento importanti, ecco, e quindi l'Atalanta si è resa pericolosa non attraverso la manovra ma su queste situazioni da palla da fermo, quindi direi una partita che stava dando dei segnali interessanti, ne stavamo discutendo appunto di questi movimenti, di questa posizione di Perrotta con Aquilani, grande possesso palla, il doppio trequartista che per me è molto interessante, se prima avevamo un giocatore che aveva questa capacità di penetrazione che era Perrotta, adesso la Roma ne ha due con Aquilani anche. Assolutamente, allora finisce 1-0 il primo tempo, al 23esimo il gol di Cristian Fanucci, noi ci sentiamo per i secondi 45 minuti di gioco. Moiene, scegliamo Lincoln. Navighi veloce, senza linea fissa, no soglie di traffico. Costa solo 24,90€, IVA inclusa per sempre. E c'è anche la prepagata. E poi il servizio viene attivato in meno di una settimana. Che aspetti? E chiamano! Roma che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi, tutto pronto per la seconda frazione di questa ultima partita in casa in campionato della Roma, perché poi c'è il grande epilogo del 24 maggio, c'è la finale di Coppa Italia in gara unica con l'Inter. Ora parole largo per Marco Cassetti, Panucci, se vedete pronto a ricevere Mexes, un'occhiata in avanti invece di Panucci che prova a servire immediatamente Mancini, subito aggredito però da quella parte da Bellini, ma Vucinic riconquista il pallone, prova ad andare Mirko Vucinic, attenzione ancora a Montenegrino che viene fermato, allora riparte ancora l'Atalanta con Padoin, De Ascentis. Sì, adesso ha cambiato l'assetto tattico iniziale del Neri, praticamente ha spostato Padoin sulla corsia esterna, l'ha allargato, l'ha portato nella sua posizione, ha abbassato Doni e ha alzato Muslinovic a fianco a Floccari, quindi è passato a un 4-4-2. Ora Doni largo per Padoin. Attenzione a Padoin, pronto ad operare il cross, si ferma Padoin, poi sbaglia, palla riconquistata da Bellini, ancora indietro il suggerimento per Cristiano Doni, largo a servire Padoin che qui difende bene il pallone, prova ad andare, largo Bellini, il cross sul secondo palo dove c'è Ferreira Pinto, c'è l'uscita di Doni senza problemi, 1:10 nel secondo tempo, 1-0 per la Roma, il gol di Cristian Panucci al 23esimo minuto della prima frazione di gioco. E allora Pizarro, Panucci, gira per Sisigno, pallone per Panucci, poi largo a servire Cassetti, ancora Pizarro, intanto si sta scaldando anche Antunes che ha ben figurato nella sfida di Catania, nella gara di ritorno di Coppa Italia, De Rossi gira con il sinistro. Sì, perché c'era Mexex, Alessandro, che parlava con la panchina, mi segnalava qualcosa. Qui Cassetti ha provato ad inventare. Antunes subito dentro, credo che... Sì, zoppica Mexex. Mexex sia in grado di proseguire. Appunto riadatterà ovviamente il pacchetto arretrato con Cassetti che andrà a centrare. Di Ferreira Pinto, poggio laterale, Atalanta piccolo trotto, De Ascentis,
Atalanta comunque sta giocando la sua partita. Qui Panucci va a leggere molto bene questa situazione e arriva il calcio di punizione per la Roma. Ci sarà il cambio nel momento anche di Antunes ed esce Mexes. E anche in questo caso speriamo che non sia nulla di grave. Per Antunes si tratta della quarta presenza in campionato ed esce uno dei grandi protagonisti di questa stagione, Philippe Mexès. Sì, è cresciuto tantissimo, ha avuto qualche problema iniziale soprattutto alla ricerca migliore della condizione. Tutti in piedi, questo è un giocatore che insomma ha saputo conquistare anche il cuore dei tifosi per l'impegno che ci ha sempre messo. Un ragazzo poi estremamente disponibile. Un romano di Roma, l'hanno definito. Ormai sì. Mi hanno detto ora che tu sei romano. Sì, non siamo lontani, perché ha acquisito la giusta mentalità. Qui Floccari, poggio indietro. De Ascentis. Vado ad andare via. Poggio laterale ancora per Padoin che rientra sul destro. Attenzione all'iniziativa da parte di Padoin, viene fermato e ora qui prova a verticalizzare Pizarro. Tanto un gol pesantissimo per il Cagliari, ha fatto un finale di stagione stratosferico, sta vincendo a Udine. Ora qui Mancini, c'è anche il vantaggio del Catania a Torino, so questa è una situazione un pochino preventivabile forse. Seguiamo Antunes, anzi si tratta di Tonetto, scusate, poi proprio Antunes. Siamo anche noi ogni tanto un po' distratti da quello che succede sugli altri campi perché sono momenti decisivi per la Serie A. Calcio di punizione per l'Atalanta. Esce dal campo Mexes. Qui De Ascentis riesce a toccare per Bellini. Ancora De Ascentis, però ad infilare Perdoni, attenzione, posizione interessante Perdoni. E da lì non si può concedere quello spazio ad un giocatore come Doni che ha grandi capacità. Eh sì, adesso con questa nuova soluzione praticamente giocando con due attaccanti puri come Muslimovic e Floccari praticamente tengono impegnati i due giocatori centrali, quindi le avanzate di Doni devono essere bravi De Rossi e Pizarro a gestire questa situazione. Esce in questo momento Muslimovic e dentro Paolucci, prodotto del vivaio bianconero della Juventus, ragazzo sicuramente interessante. Cambia poco, insomma, così mette un altro giocatore di ruolo. Una profonda per Mancini, poi fallo laterale per la Roma con Sisigno. Messa laterale che si carica di battere il brasiliano, poi Cassetti e ora Panucci. Ancora Cristian Panucci, un'occhiata in avanti, poi il colpo di testa di Aquilani, vado ad avanzare anche Antunes che riesce a trovare un buon colpo di testa per Tonetto. Antunes sta provando a proporsi subito. Sì, serve soprattutto questa intensità da parte di Antunes per creare superiorità numerica sulla corsia di sinistra insieme a Tonetto. Settimo minuto nel corso della ripresa, sempre 1-0 per la Roma con l'Atalanta che prova ad uscire. Qui pallone largo per Bellini, poi si inserisce ancora De Ascentis, si va a vedere largo Padoin, De Ascentis dentro. Atalanta che se la sta giocando fino in fondo, qui brutta entrata su Alberto Aquilani che adesso reagisce. Guardate qui De Ascentis, piede a martello e fa bene ad arrabbiarsi Aquilani. Calcio di punizione, tra l'altro diciamo che l'Atalanta ha interrotto la sua striscia positiva proprio con l'Inter in una partita molto particolare, una squadra che sembrava in gran forma, aveva vinto 2-1 con il Milan, poi un tracollo clamoroso sotto il profilo atletico e del gioco proprio con l'Inter nella partita in casa, tutto ovviamente nato da un gol viziato. Ma nel calcio, da un'irregolarità con Biera che si era appoggiato sulle spalle Difensore dell'Atalanta, però insomma qui tanto ogni volta se ne trova. Dove è stato annullato poi un gol a Mexes, abbiamo commentato appunto che non si è appoggiato identico. Assolutamente, addirittura quello di Biera, insomma, lì in altra situazione. Sì, ma se le andiamo a cercare tutte diventano troppe, non ce la facciamo neanche per la fine del secondo tempo. Il colpo di testa da parte di Panucci, ora Pizarro.
gira bene, trova Tonetto indietro per Antunes, qui perde palla Antunes, contrasto ruvido di Antunes che poi è andato direttamente sul giocatore dell'Atalanta e qui credo che sia stato uno scontro molto duro. Sì, perché ha provato a fare una sua classica giocata che è quella del controllo in quella posizione, il vertice alto a sinistra. Antunes riesce sempre a fare quei tiri cross molto insidiosi, bassi al centro dell'area, che diventano difficili per un difensore che deve chiudere, ma anche per la lettura dello stesso portiere. Quindi qualche problema per Ferreira Pinto, che rimane a terra, si rialza, collaterale per la Roma, ritmo adesso sicuramente non esaltante con l'Atalanta che prova ad impostare. Doni gioca in posizione più centrale, praticamente vicino a De Ascentis, nel cambio voluto da Del Neri con Padoin, come dicevamo precedentemente, largo a sinistra. De Rossi, Panucci indietro ancora per Doni, rinvio lungo di Doni, ora Sisigno. Ancora calcio di punizione per l'Atalanta, partita che in questo momento offre poco, diciamo, offre veramente pochissimo. Adesso ci sarà ancora un cambio, con la maglia numero 22 esce proprio Padoin, che era stato spostato dentro con la maglia numero 16 Rivalta. Sostituzione dell'Atalanta, ci è avanzato Bellini. Rivalta dunque va a fare il terzino, più avanti Bellini, in realtà sono due esterni piuttosto difensivi, Bellini ha più la capacità di spingere, Rivalta pronto a proporre il cross con il sinistro, l'effetto a Panucci, ci arriva, partita di grande intensità di Cristian Panucci, qui prova ad uscire invece la Roma con Tonetto, attenzione al taglio di Mirko Vucinic, si ferma Tonetto, appoggio per Antunes. Ancora la Roma, circolare il pallone, iniziativa di Panucci che gira per giù Sisigno, poi Cassetti, De Ascenti sbaglia, De Rossi di prima prova a cambiare per Mirko Vucinic, poi è difficile da controllare, ce la fa il Montenegrino, mette giù. Ogni tanto ci regala qualcosa di fantastico, questo era difficile, un lampo il pallone in questa partita, sì. Da controllare De Rossi. Il cross, il taglio di Mancini, uscita di Coppola, si riparte da Ferreira Pinto, appoggio per Doni che controlla la situazione, prova ad uscire l'Atalanta, il pallone profondo, attenzione l'Atalanta già in area di rigore, ora ancora Atalanta con Doni, dopo l'appoggio di Bellini, largo per Floccari, attenzione Floccari, interno del rigore, le finte di Floccari, salta secco Sisigno, il pallone indietro, pericolo, qui chiude bene Antunes, insiste l'Atalanta, ancora Floccari, il cross di Floccari, Roma che deve un po' alzare l'intensità, problemi per Sisigno. Sì, ha richiamato anche lui l'attenzione dell'arbitro, ma la panchina, si toccava il braccio, non so cosa sia successo, insomma, oggi è particolare. Ma sì. Comunque pubblico, Alessandro, ci ha regalato qualcosa di straordinario e ce la sta regalando ancora. Ma come sempre, questo il pubblico che purtroppo avrebbe dovuto vincere lo scudetto con la sua squadra. Problemi per Sisigno, oggi è una giornata veramente molto particolare, già usciti per infortunio per Rotta e Mexes. Poi non causati da scontri, insomma. La fortuna c'è una gara come quella di Catania che concede comunque alla Roma di poter tutto sommato magari anche fare a meno di qualche giocatore per recuperarli in vista della serata del 24, prima di Coppa Italia. Con qui Ludovic Juli che si sta scaldando. Problemi dunque anche per Sisigno, anche perché tra l'altro la Roma dal punto di vista difensivo non ha grandi alternative in questo momento. Non c'è nessuno difensore, se non De Rossi. Dovrebbe adattare De Rossi forse nella posizione di centrale. Con Panucci eventualmente spostato a sinistra, ma insomma si tratta di difesa più che sperimentale. Mancini sta giocando un pochino più basso in questo momento.
Calcio di punizione per la Roma, Aquilani, Pizarro. Pizarro perde il pallone, può riconquistarlo il cileno in maniera fallosa, calcio di punizione. Anche questo fraseggio, questo tipo di controllo sta a testimoniare insomma che la tensione si è abbassata tantissimo. Eh sì, una Roma che finalmente ha speso molto in questa stagione, altre partite importanti, è chiaro che non si può sempre pensare di giocare ad altissimi livelli. Una cross all'interno del rigore, Panucci sorveglia la situazione. Tra questi però Baldo non c'è Cristian Panucci, che è sempre sul pezzo, come si dice. Il colpo di testa indietro di Ascentis per il controllo da parte di Pellegrino, poi lo scambio con Talamonti, largo a ricevere Belleri. Pallone profondo per lo scatto tentato proprio da Paolucci, ha provato ad inserirsi. Ora ancora iniziativa di De Rossi, poi ci prova anche Alberto Aquilani. De Rossi riesce a girare per lo scatto di Donetto, vediamo se arriva prima di Belleri, non è così, prova ad uscire l'Atalanta con Ferreira Pinto, subito aggredito lì da Antunes. Questo è un buon pallone, tutto regolare, bravo il portoghese, appoggio poi per De Rossi. Mancini, Fosisigno è entrato sul terreno di gioco, Mancini lascia sul posto l'avversario, cercando una giocata molto complessa per Mirko Vucinic con Doni che qui sorveglia la situazione. Ora indietro Cassetti dall'altra parte dove c'è Alexander Marangon. Doni si riparte ancora con Antunes. Spalletti in piedi davanti alla sua panchina. Cerca un po' di sollecitare i suoi giocatori, però c'è il giro palla tranquillo, cerca di trovare le soluzioni molto più nelle situazioni molto più esternamente, nel creare questa superiorità numerica soprattutto sulla destra con Sisigno e Mancini. Vediamo un altro giallo, questa volta all'indirizzo di Bellini, del quarto per l'Atalanta, ammoniti dalla Monti, Pellegrino, Bellini e De Ascentis, quasi tutto il reparto difensivo all'eccezione di Belleri per l'Atalanta. Pronto De Rossi a mettere dentro, anche lui c'è Sisigno, vediamo un po'. Coppola che sta dando disposizioni, ci vorrebbe il gol del raddoppio per cercare di chiudere definitivamente questa partita, perché l'Atalanta comunque lì davanti si rende insidiosa. Qui vedete il problema, una spalla per Sisigno. De Rossi, cross di De Rossi, avanza qualche metro e poi ha cercato il cross. Qui Sisigno prova a rubare un gran pallone di Ascentis. Ho sotto pressione Atalanta, riesce ad allontanare, colpo di destra di Panucci. Comunque, sì, comunque grande dimostrazione di grande condizione fisica da parte di Sisigno, Alessandro, perché poi lo sai bene, mettere pressione in continuazione sui pochi metri, continuamente i cambi di ritmo e cambio passo vuol dire di stare bene, perché lì ti si accumula facilmente l'acido lattico. Ora dribbling a rientrare da parte di Sisigno, doppio dribbling e c'è l'assistente lì che non segnala nulla, e questo è veramente clamoroso. Gran palla recuperata da Daniele però. E allora Pizarro, posizione centrale, prova ad allargare, non trova Donetto. Pizarro cerca di recuperare Ferreira Pinto, prova a distendersi in controllo dell'Atalanta con Paolucci. Adesso il pallone recuperato da Aquilani. Appoggio centrale per Mancini. Aquilani prova a sfondare, palla che viene messa in fallo laterale. Roma che sta cercando di scuotersi un po' in questo momento. Antunes, cross di Antunes, palla che sta per terminare fuori, ci arriva Coppola. Ha provato il cross immediato senza lo scambio con Tonetto, il giovane Antunes. Qui ancora il dribbling da parte di Rivalta, Doni cerca di accelerare, palla che filtra, attenzione a Panucci, ci arriva Cristian. Che partita, migliore in campo, bravo, riesce a avere questa grande capacità di tenere la linea difensiva sempre molto molto alta. Mamma mia, che campionato di Panucci. Ora Antunes, De Rossi,
il velo per Pizarro, morbido a cercare Vucinic, una buona intuizione, attenzione perché c'è Aguiliani a rimorchio, largo per Mancini, il cross di Mancini, bello, buono, buono, ottimo cross, nessuno è andato a tagliare. Eh sì, perché in quella posizione e soprattutto avendo poi l'opposizione dell'avversario potevi solo mettere una palla forte e insidiosa al centro dell'area, non morbida, lì bisognava giocare d'anticipo centralmente. Adesso è pronto al rinvio Coppola, allora per Luciano Spalletti, 18esimo. Ora indietro Cassetti per Doni, poi rinvia con il destro. Tentativo di colpo di testa riuscito di Rivalta. Adesso ancora un'opportunità per la Roma, sbaglia qui Pizarro e c'è anche un po' di distrazione in questo momento, insomma, piuttosto palese, evidente. Può scendere ancora Bellini, appoggio centrale per De Ascentis. Largo a servire Floccari, pronto ad effettuare il cross. Tentativo di scambio, poi fuori De Ascentis. Ora Panucci. Neanche a sottolinearla ancora, un esempio. Adesso prova addirittura a servire Vucinic. Applausi a scena aperta per Cristian Panucci. Incredibile, incredibile come è uscito dall'area, con che prepotenza. Quella è casa mia, ha detto. Sta bene Cristian, sta bene sotto tutti i punti di vista. Ha detto quella è casa mia Alessandro, devi bussare prima di entrare. Incredibile. Se non bussi. Con attaccanti tra l'altro molto più giovani di lui. Ma lui l'esce. Allora la capacità di un difensore come lui di esperienza, di grande qualità. C'è vediamo qui Tonetto, pallone largo per Mancini, Aguilani arriva a rimorchio. Cerca il palleggio Aguilani, poi vuole il tiro, attenzione alla possibilità per Tonetto, la conclusione, fuori, opportunità per il 2-0. Eh sì, molto bene, ci ha creduto fino all'ultimo Tonetto e qui non è stato né un tiro cross, peccato perché anche Vucinic era liberissimo al centro dell'area. Perché per concludere per quanto riguarda che Panucci, che stavamo sottolineando, è la capacità di la conoscenza degli avversari, le caratteristiche, di come si muovono. Qual è il loro piede preferito, le loro debolezze, i punti deboli. Ora qui Cassetti, poi Doni allontana, poi prova ad arrivare sul pallone Floccari che viene anticipato, largo il suggerimento per Sisigno. Mancini tiene lì il pallone, ancora Mancini, Sisigno va a spazio brasiliano, attenzione grande azione della Roma, Aquilani si distende largo, Tonetto, Aquilani non lo vede, cerca la conclusione personale qui Alberto, peccato perché Tonetto si era proposto molto bene. Eh sì, però era stato anche bravo Ferreira Pinto con la sua velocità a chiudere la traiettoria, quindi ha dovuto cambiare idea, ha provato con il controllo e con il tiro da fuori aria. Ora qui ancora Atalanta nel possesso palla con Doni che ha assunto questa posizione molto bassa da centrocampista centrale e adesso De Ascentis, scende largo Bellini che riceve il pallone. Ora Bellini si accentra, morbido con il destro sul secondo palo, chiude bene a diagonale Antunes, col colpo di destra di De Rossi, Mancini, palleggio, come può riproporre un tema, Aquilani, De Rossi, ancora De Rossi, ancora Daniele, il dribbling viene messo giù, calcio di punizione, ha preso una bella punizione lì Daniele. Eh sì, è stato bravissimo soprattutto Vucinic ad allargare la difesa, a rimanere largo e a mettere in una situazione di uno contro uno De Rossi. Tutto pronto per il calcio di punizione. Calcio di punizione per la Roma, punizione assolutamente interessante. Vorrà essere De Rossi, essere guadagnata. Eh sì, merita di andare a battere questo calcio di punizione. De Rossi sarà, credo proprio lui, perché si posiziona lì con il destro. Coppola sistema la barriera, attenzione perché Daniele calcia veramente molto bene in allenamento, lo vediamo spesso. C'è anche Antunes. Parte De Rossi, gol! Daniele De Rossi, lo avevamo appena detto, calcia benissimo, 2-0 per la Roma, volevamo anche il gol di Daniele oggi. Eccola qui, l'esultanza, l'avevamo chiesta, ottenuta, è stato bravo, ti ringraziamo De Rossi, lui è di parola, benissimo, guarda la gioia.
Eh sì, grande gioia di Daniele De Rossi. La grande gioia, bravo. È bravissimo sul calcio di punizione. Chi guarda attentamente Roma Channel può osservarlo. Guardate che calcio di punizione, palla che rimane tesa, no, ragnatele. Lì c'erano delle ragnatele, Alessandro, l'è andato a togliere lui. Aveva detto non avete pulito lì. Bravissimo. Sì. Grandissimo calcio di punizione di Daniele De Rossi e siamo 2-0, un gol importante. Lo sai qual è il bello, Alessandro? Che noi possiamo chiedere a questa squadra, anche da quassù, che non ci sentono. Eh sì. Ci è successo già altre volte. Quinto gol stagionale per De Rossi. Avevamo chiesto un gol di De Rossi e lui ci ha accontentato. Gol che arriva tra l'altro nello stesso minuto del primo tempo, al 23esimo, De Rossi, e segna il suo gol numero 17 con la maglia della Roma. Cercavamo un gol tranquillità, diciamo, tra virgolette, un gol di De Rossi, è arrivato tutto. Lui calcia benissimo, abbiamo sottolineato. Spesso si ferma con Mancini, con Francesco. E adesso è pronto al rinvio Doni. 2-0 per la Roma che in questo campionato ha segnato 71 gol. Intanto per la Fiorentina si preannuncia un finale straordinario, perché qui il Milan sta perdendo addirittura 2-0, mentre probabilmente l'Empoli abbandonerà la Serie A. C'è il vantaggio della regia. Attenzione qui a Ferreira Pinto. Cross, palla che attraversa tutta l'area di rigore, Sisigno con coraggio mette nel calcio d'angolo. Lì è stato anche un bel duello di velocità con Antunes. Ferreira Pinto è forte fisicamente. Non ci credo, pareggio, credo ci sia il pareggio del Siena. Il pareggio del Siena. Guardate l'espressione di Luciano Spalletti, attenzione. Siamo 2-2. Non ci posso credere. Ha segnato Cargià, credo. Ha segnato Cargià, lo siamo andati a intervistare. 2-2. Cargià giochi titolare tutta la vita se torni a Roma. Che emozione. Lo chiederemo a Luciano Spalletti, attenzione, perché adesso qui ci guardiamo. Adesso chiaramente stare qui su questo campo diventa praticamente impossibile. Dove bisogna guardare, sul campo o sul tabellone? Non lo so, diventa tutto, vado, un'emozione fortissima. È chiaro che tocca aspettare ancora 20 minuti che saranno i più lunghi possibili, immaginabili. Intanto credo che, sto cercando di capire cosa succede in tribuna. Sì, dalla parte di Francesco, che è seduto qui. Dalla risultanza del capitano, sì. Adesso forse ci verrà riproposta dai monitor che abbiamo qui a disposizione, grazie alla regia di Sky. Ora il pallone indietro. Comunque, altre due emozioni oggi la Roma ce le ha fatte vivere. 2-2, non ci posso credere. Un altro Boato, Alessandro, impressionante. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti, non so come, ma chiaramente estremamente complesso qui raccontare il tutto. Allora, vediamo un po', qui c'è il cambio dell'Atalanta che in questo momento per noi ha un'importanza. Anche lo speaker dello stadio. Sì. 33, il nostro Matteo Vespasiani è estremamente preso. Inzaghi dunque dentro al posto del numero 33, Floccari. E vabbè, andiamo allora avanti, siamo al 27esimo. 2-0 per la Roma, 2-2 a San Siro. Si vive sulle fortissime emozioni. Ma credo che il Boato, Alessandro, l'avranno sentito anche a San Siro. Ma sì, impressionante. Avrà tremato la terra, se non nessuno. Eravamo stati in settimana a sentire un po' i giocatori del Siena, l'ambiente, la piazza. Comunque, almeno la partita se la sta giocando, noi chiaramente non la stiamo vedendo.
come l'Atalanta d'altronde. Pallone largo per Rivalta, poi indietro il suggerimento per Pellegrino, ancora De Ascentis, Inzaghi la sponda, De Ascentis, il pallone largo per Bellini, poi Ferrera Pinto, ancora Atalanta con Doni, Ferrera Pinto. Senti, impressionante. Il pubblico che meriterebbe veramente di avere grandi soddisfazioni questo. Io per il momento non mi sento di dire nulla, nonostante il risultato ovviamente sia favorevole. Sì, ma poi ti dà una forza, e io lo so Alessandro, ti dà una forza incredibile. 29esimo minuto, quadratura per Luciano Spalletti. Ora Sisigno per De Rossi. Poi Aquilani, ancora Alberto Aquilani, il pallone largo, scende Antunes, De Rossi, gira per Sisigno, palleggio tentato da Sisigno, però uscì Atalanta con Bellini, De Rossi, ancora De Rossi, finisce giù, calcio di punizione per la Roma. Che comunque Obaldo ci ha regalato delle emozioni straordinarie in questo campionato, anche queste. Continua a regalarci Alessandro, e non è ancora finita, perché ci deve regalare ancora un'altra bella emozione. Eh sì. Attenzione. E allora calcio di punizione. E allora ci sarà un giro di campo, come avete sentito da Matteo Vespasiani, speaker dello Stadio Olimpico, il nostro Matteo Vespasiani di Roma Channel. La squadra che farà un giro di campo meritatissimo, comunque vada, qui ci prova da distanza Antunes. Questo ragazzo 87 le responsabilità se le prende come? Ma no, ma anche lo stesso allenatore e la squadra, se decide che Antunes deve battere da 30 metri vuol dire che sa. Vuol dire che ha grandi capacità. Anche Spalletti secondo me sta gestendo in maniera molto complicata questo finale, lo vedo che guarda a terra, guarda in alto, non sa esattamente cosa fare. Il grande saggio. Ma giustamente è molto difficile, credo che ovviamente starà con più di un orecchio a Milano. E ora il pallone per Cassetti, poi largo Panucci per Antunes, ancora Antunes, poi De Rossi, ancora Daniele De Rossi, con il sinistro a cercare Aquilani, poi Mancini, Vucinic, ora il pallone largo per Sisigno, attenzione a Sisigno, appoggio centrale per Pizarro. Ora ancora Vucinic all'interno dell'area di rigore, ha cercato lo spunto. E adesso qui De Ascentis. Pallone largo per Bellini. Però vedi la grande capacità di questa squadra che ci ha proposto Alessandro oggi anche la partita di Catania che abbiamo commentato, no? Delle soluzioni molto interessanti, ha cambiato caratteristiche dei giocatori, però riuscite a mantenere sempre la sua pericolosità e se la squadra sempre molto pericolosa. Il cross di Paolucci, poi De Rossi, grande giocata di Daniele, qui Pizarro, l'appoggio per Sisigno, palla un po' corta per Antunes che ci arriva, e ora può ripartire ancora la Roma con Tonetto, De Rossi, posizione centrale, poi Pizarro, Aquilani, c'è spazio per Alberto Aquilani, funziona da Aquilani, si ferma, perché lo sfondamento centrale, Aquilani prova a vincere il contrasto, e qui riparte l'Atalanta con Ferrera Pinto, Doni, insiste ancora la formazione bergamasca, poi Panucci, De Rossi, ancora Mancini, qui un brutto intervento. No, è il tiro di Aquilani che ha preso Mancini che era a terra, proprio sulla bocca dello stomaco.
Ora qui rimane a terra Mancini che si arrabbia un po'. No, sì. E allora c'è il calcio di punizione. Rigore per l'Inter. Calcio di rigore per l'Inter. Ormai le notizie allo stadio qui viaggiano con una velocità incredibile. D'altronde, insomma. Questo ce lo aspettavamo. Calcio di rigore ne abbiamo parlato anche nella nostra anteprima, Baldo, insomma. Era un'ipotesi verosimile. Comunque. Si può parare anche. Calcio di rigore è stato parato, incredibile, incredibile, qui si vivono delle emozioni straordinarie, non lo meritano, non lo meritano, non so come andrà a finire, ma non lo meritano. Oggi possiamo chiedere a Alessandro perché. Allora chiedi il 3-2. Chiedi un gol di Galloppa, che ne so. Possiamo chiedere Alessandro, abbiamo chiesto il gol di De Rossi. Tanto la parata, per non essere... il rigore può essere parato, quindi è uscito. Stati presenti in occasione dell'infortunio qua di Mancini, ma ci stiamo capendo poco e nulla in questo momento. Guarda, qui vedete Mancini viene colpito da Aquilani. Intanto il calcio di rigore dunque per l'Inter è stato sbagliato e di minuti ne mancano 11 che sono come 100, Baldo. Eh sì, c'è tensione a San Siro, grande tensione. E dunque a 100 minuti dalla fine di questo campionato la Roma se la sta ancora giocando, Baldo. Sì, questo è un dato. Anche il calcio di rigore ha avuto lui. Ora qui prova ancora Doni, sta per entrare Matteo Brighi. Pallone largo che termina in fallo laterale. Deve arrivare sul pallone Paolucci che non ce l'ha fatta. Entrerà Brighi. Fuori dunque Vucinic e dentro Brighi. Anche per Vucinic, ma credo per tutti, grande applauso riservato dai propri tifosi, insomma. Ora qui Sisigno, il pallone con il destro profondo. Adesso si è alzato Mancini come punta centrale alta e Brighi sulla posizione da esterno destro. Questo tabellone si potrebbe anche spegnere, Ubaldo, lo risentiamo tra un quarto d'ora, però purtroppo non si può fare perché qui le radioline oggi sono più degli spettatori allo stadio. E ora calcio di punizione per l'Atalanta. Avete visto le emozioni anche per il nostro amministratore delegato Rosella Sensi in tribuna, che non ce la fa più come tutti noi. Il pallone largo per Rivalta, De Ascentis cerca un varco centrale, poi Paolucci la sponda indietro per Doni che cerca di verticalizzare, Panucci l'anticipo, stratosferica partita di Cristian Panucci che poi addirittura verticalizza a cercare Mancini profondo, Mancini prova ad attaccare e allora ancora lì Mancini prova a mettere pressione, quella che sta bravo, per bravo. Terminare in fallo laterale, così 37esimo minuto qui allo Stadio Olimpico, 2-0 per la Roma. Problemi per Mancini, però sta toccando ancora, solto il problema è diverso, si è toccato il quadricipite, Ubaldo. Sì, si è toccato dietro, fa una sorta di stretching. Ora ancora iniziativa di Pizarro, attenzione a Pizarro, si ferma il cileno, l'appoggio per Alberto Aquilani. Con Mancini bisogna stare molto attenti, soprattutto per la struttura fisica di sua che è molto, molto forte e possente. Ora iniziativa da parte di Sisigno, De Rossi, gira per Pizarro, poi Antunes, ancora largo suggerimento per Tonetto, Antunes, ancora Antunes indietro per Panucci. L'iniziativa di De Rossi, poi Pizarro, De Rossi,
Mancini, Aquilani, largo ancora per Tonetto, il cross di Tonetto, tentativo di inserimento di Brighi, centrale, palla che sta per terminare fuori. Brighi anche ha queste grandi capacità di trovare i tempi giusti di inserimento. E ora prova a ripartire qui ancora l'Atalanta con De Ascentis. Sarebbe bello risentire un'altra volta quel bel boato. Mancini, ancora Mancini, Aquilani, Aquilani ci prova dalla distanza, poi Mancini accompagna l'azione offensiva della Roma. Pizarro scende largo, Sisigno, non lo vede Pizarro, preferisce allargare dalla parte opposta dove c'è Tonetto pronto a proporre il cross sul secondo palo per Brighi, ci può arrivare, palla che finisce fuori. Intanto ovviamente bisogna dare un'occhiata anche alla situazione relativa alla salvezza da questo punto di vista, perché il Parma in questo momento sta perdendo, ora Fiorentina a 34, il Catania è salito a 38, la Regina a 39, e però Baldo in questo momento il Parma, se non sbaglio, con la vittoria del Catania e con la vittoria della Regina e anche quella del Torino è retrocesso. Cioè la retrocessione è finita oggi e il Parma non avrebbe particolari motivazioni con l'Inter. Purtroppo è così, bisognerebbe sperare addirittura in un pareggio del Catania. In un pareggio della Juventus, scusate. 39esimo, questa è veramente una sfortuna perché è una serie A che per quello che riguarda la salvezza era stata incertissima fino alla fine. Adesso invece il Parma arriverebbe comunque. La retrocessione già da oggi, palla che filtra, a questo punto ci vorrebbe il pareggio dello stesso Parma, insomma, per cercare di tenere in vita un po' tutta la situazione. A quel punto potrebbe andare a prendere soltanto il Catania, perché anche il Cagliari è già salvo, sta addirittura vincendo 2-0 ad Udine. Manca ancora qualche minuto. Eh sì, siamo al 40esimo, mancano ancora diversi minuti. Ora Doni, ora Sisigno, indietro per Cassetti, poi ancora il suggerimento per Marco Cassetti, mette giù il pallone qui Antunes, profondo il suggerimento. Chiaro che a quel punto sarebbe molto più facile anche per in teoria la Roma a Catania, però i risultati sono veramente troppo complicati in questo momento. È sempre per poter... difficile per la Roma, la Sani. Ora ha dovuto sbrigarsi Doni. Le cose sempre da sola. Eh sì. Ora Ferreira Pinto. Ancora Ferreira Pinto. Palla per Inzaghi. Bravo, bravo Cisigno, una lettura, grande diagonale. Così il Parma è retrocesso in questo momento e dunque sarà sicuramente molto più difficile. Stanno vincendo tutte le concorrenti. 3-1 per la Fiorentina. Intanto il capitano credo stia abbandonando lo stadio olimpico. Ora qui Doni, largo per Sisigno. Ma distrae tutti il capitano. Eh sì, Totti sta uscendo. Eccolo qui, Francesco Totti. Eh sì. Sta uscendo dal stadio olimpico. Ora Pizarro. Già come cammina, Ha una voglia di ritornare immediatamente in campo. Beh, di lottare. Ora qui Pizarro, poi De Rossi. Qui iniziativa da parte di Ferreira Pinto, indietro per Coppola. 42esimo. E prova ad allontanare Sisigno. Baldo prova a chiedere pareggio del Livorno, l'unica speranza in questo momento. O della Juve. Ah, dobbiamo proprio cambiare direzione. Eh sì, tanto il capitano si avvicina a bordo campo dove ovviamente farà il giro con la squadra. È stato annunciato dallo speaker dello stadio olimpico in questo finale. Ora Doni.
Attenzione all'Atalanta, a rigore Paolucci, gol. Il gol di Paolucci che accorcia le distanze. Accorciato le distanze Paolucci. Beh, una bella manovra fatta in velocità con la linea giallorossa che ha cercato di salire e mettere in fuorigioco, invece si è mossa molto bene l'Atalanta. E... anzi, si è trattato di Bellini si è inserito, non Paolucci, Bellini. Gol di Bellini che ha accorciato le distanze esattamente al 43esimo. Sì, quindi vediamo con la difesa in uscita, è sempre abbastanza rischioso in questi casi quando un giocatore, soprattutto in quella zona del campo, ha la possibilità di alzare la testa, controllare, mettere un pallone con estrema tranquillità e salire. Si tratta dunque di Bellini che ha realizzato il suo secondo gol stagionale. Ormai veramente la nostra concentrazione è solo per l'altra situazione. Anche se, come ripeto, i risultati per quello che riguarda la salvezza sicuramente non ci stanno dando una mano. Doni può tenere lì il pallone, 2-1 per la Roma, che adesso deve però ottenere il suo risultato. Ora Doni, Inzaghi, la sponda, attenzione, stavolta c'era Paolucci al centro del rigore. Ora qui iniziativa da parte dell'Atalanta. Intanto c'è un grande mormorio allo stadio Fischi. C'è fermento in tribuna qui in sala stampa, Alessandro. Sì, deve essere successo qualcosa. E questo è un grande pareggio, attenzione, questo è un grande pareggio. Perché il Catania così non è salvo, sarà più difficile, ma il Parma ha una motivazione. Il Parma ha una motivazione perché il Catania riscende a 36 e il Parma rimarrebbe a 34 e ancora, e il Parma sarebbe costretto a vincere. Pensate, si incrocia tutto Baldo, eventualmente si incrocia tutto, cioè ci sarà Parma-Inter col Parma costretto a vincere mentre, e la Roma deve vincere con il Catania. Incredibile finale. Però non è finita a San Siro. Dobbiamo però raccontarla per dovere di cronaca, al di là della scaramanzia, se no non si capisce nulla. Sì, anche Spalletti giustamente vuole pressione, vuole tenere lontano l'Atalanta. Così il Parma ha ancora una speranza, ma deve solo battere l'Inter nell'ultimo. Ora iniziativa di Sisigno. Ancora Sisigno. 5 minuti di recupero qui allo Stadio Olimpico, incomprensibili. Un'eternità. Incomprensibili 5 minuti allo Stadio Olimpico, incomprensibili. Antunes. Possesso palla, tranquillo, Atalanta non ha più la forza, ha speso tantissimo, la Roma l'ha fatta correre molto, quindi la Roma deve essere brava nella gestione, far girare la palla. Antunes prova a verticalizzare, Sisigno riesce a prendere il tempo, Sisigno, azione della Roma, attenzione, Sisigno allarga, bene, Fioretto netto, largo per Mancini, bisogna tenere anche un po' il pallone. In tribuna stampa guardano tutt'altra partita, ma qui la Roma deve ancora però gestire bene la sua. Siamo al 46esimo. Sì, adesso Alessandro, se la situazione dovesse essere questa, c'è da giocarsela all'ultima, però un calvario. Però diventa anche importante vedere adesso la situazione dei giocatori che sono usciti, in XS, in Perrotta. Sì. Andiamo avanti, speriamo intanto che finisca di là, poi vedremo. Poi facciamo tutti i calcoli. Ora mette giù Panucci. Ora ancora dietro, Roma ha soltanto possesso palla. E giustamente direi bisogna far correre il tempo sul cronometro, anche perché qui sono stati assegnati 5 minuti di recupero assolutamente incomprensibili. Sisigno. Poi Cassetti. Gira e trova De Rossi. Attenzione, si vive veramente un'emozione qui incredibile. C'è gente che sogna veramente, non guarda più la partita, niente. Lo no, sguardo nel vuoto. Da tutt'altra parte. Napoli 3 Milan 0, incredibile. Ma Fiorentina è di nuovo in Champions. Beh, l'avevo detto giustamente. Secondo me sì. Ora però chiaramente la nostra attenzione è puntata
tutt'altro interesse. Atalanta in possesso palla con De Ascentis. Beh, è giusto che deve essere così, vivo fino all'ultimo, che può succedere tutto, Alessandro, dai, sì. Abbiamo sottolineato la grande cosa, il grande campionato che sta facendo la Roma, è giusto così, deve essere così. Stando così le cose, Baldo, pensa che per il Parma ci sarebbe soltanto un risultato, cioè battere l'Inter, la Roma deve battere il Catania. E il Parma è salvo. Però calcio di punizione per la Roma con Sisigno, Totti. Come stanno a Milano? Ha detto Totti. Ha detto come stanno a Milano, Totti, hai visto il labiale. Ormai credo che sia finita lì. Non lo so, quasi, ma ci si dice qui ormai. Guardiamo i gesti. Stiamo guardando ovunque. Credo che comunque ce ne accorgeremo per il boato del pubblico eventuale. Però comunque aspettiamo un momento. De Rossi, poi Donetto. Anche Mancini con il problema alla gamba che si continua a toccarsi. Si chiude così. Qui manca un minuto al termine all'Olimpico. Non conosciamo però il recupero di San Siro. Ora Mancini che non ce la fa più, non riesce neanche a correre il brasiliano. Speriamo che sia solo affaticamento. Ma speriamo, perché oggi sono usciti sin troppi giocatori. Sì. Pizarro prova a mettere un po' di pressione, palla che filtra, la sponda di Inzaghi, bisogna inseguire qui, attenzione, palla che filtra, Ferreira Pinto, fuori gioco di Ferreira Pinto. Eh sì, l'Atalanta non molla assolutamente. È finita a San Siro, attenzione, è finita a San Siro. Incredibile 2-2, la grinta di Rosella Sensi in tribuna. Attenzione, se finisce così questa partita il campionato è riaperto. Guardate Luciano Spalletti, il Parma deve vincere per forza con l'Inter, e se la Roma batte il Catania ovviamente la Roma vince lo scudetto e l'Inter e il Parma si salva. Pensate che finale, si incrociano i destini di quattro squadre. Il pareggio della Juventus è stato il risultato, oltre ovviamente a Inter Siena, certo, più importante di questo finale. E andiamo così, è finita, ci siamo ancora a 90 minuti, non avete ancora vinto, ve la dovete sudare fino alla fine, se la devono sudare fino alla fine, la Roma ci tiene vivi. Incredibile, Ubaldo, incredibile, proprio abbiamo vissuto la domenica di grandi emozioni, ed è giusto così, ce l'andiamo a giocare a Catania nell'ultima di campionato con l'Inter che sente veramente la grande tensione, che sta soffrendo di questa pressione che sta continuando a mettere a Roma, che adesso questa pressione è pesante, è palese. La Roma è viva come è stata sempre viva in tutto il campionato. Grandissima Roma.